La parola quotidiana di Dio. Nell'utilizzare la scienza per corrompere l'uomo, Satana usa il nome della scienza per soddisfare la curiosità dell'uomo, soddisfare il desiderio dell'uomo di esplorare la scienza e sondarne i misteri. Nel nome della scienza, inoltre, Satana soddisfa i bisogni materiali dell'uomo e la richiesta dell'uomo di innalzare continuamente la qualità della propria vita. Satana, pertanto, in tal nome, usa le vie della scienza per corrompere l'uomo. È solo il pensiero dell'uomo o la mentalità dell'uomo che Satana corrompe usando in tal modo la scienza? Che cos'altro corrompe Satana utilizzando la scienza tra le persone, gli eventi e le cose del nostro ambiente che possiamo vedere e con cui veniamo in contatto? L'ambiente naturale. Avete ragione. Sembra proprio che siate stati profondamente danneggiati da questo, e ne siete anche profondamente influenzati. Oltre a utilizzare la scienza, le diverse scoperte e conclusioni scientifiche per ingannare l'uomo, Satana usa anche la scienza come mezzo per portare a compimento la distruzione e lo sfruttamento indiscriminato dell'ambiente vitale che Dio aveva concesso all'uomo, con il pretesto che se l'uomo compie ricerche scientifiche, l'ambiente di vita dell'uomo migliorerà sempre di più e i parametri di vita dell'uomo miglioreranno costantemente. E inoltre che lo sviluppo scientifico è fatto per procurare all'uomo i crescenti bisogni materiali e la necessità continua di innalzare la qualità della propria vita. Se non fosse per tali ragioni, allora chiede che cosa tu stia facendo quando ti dedichi allo sviluppo della scienza. Questa è la base teoretica dello sviluppo scientifico secondo Satana. Quali conseguenze, tuttavia, ha la scienza per il genere umano? In che cosa consiste il nostro immediato ambiente circostante? L'aria che il genere umano respira non è stata forse inquinata? L'acqua che beviamo è ancora davvero pura? No. E che dire del cibo che mangiamo? È per la maggior parte naturale? No. E allora in che cosa consiste? Viene fatto crescere mediante fertilizzanti e coltivato con l'utilizzo di modificazioni genetiche e mutazioni prodotte mediante diversi metodi scientifici, così che persino la verdura e la frutta che mangiamo non sono più naturali. Non è facile ora per la gente trovare cibo non geneticamente modificato da mangiare. Persino le uova non hanno più il sapore che erano solite avere, dopo essere passate attraverso il processo di produzione della cosiddetta scienza di Satana. Se consideriamo la situazione nel suo complesso, l'intera atmosfera è stata distrutta e inquinata. Montagne, laghi, foreste, fiumi, oceani e tutto quanto, sopra e sotto il suolo, sono stati danneggiati dalle cosiddette conquiste scientifiche. In altre parole, l'intera ecologia, l'intero sistema ambientale affidato da Dio all'umanità, è stato contaminato e inquinato dalla cosiddetta scienza. Sebbene molte persone abbiano ottenuto ciò che si aspettavano in termini della qualità di vita, cercata soddisfacendo le proprie bramosie e la propria carne, l'ambiente in cui l'uomo vive è stato sostanzialmente rovinato e distrutto dalle diverse conquiste apportate dalla scienza. Sia dentro che fuori dalle nostre case, non abbiamo più il diritto di godere di un solo respiro di aria pulita. Dimmi, non è questa la sofferenza del genere umano? C'è ancora una qualche gioia di cui parlare per l'uomo che vive in un simile ambiente? L'uomo vive in questo spazio ambientale e fin dai primi albori questo ambiente di vita è stato creato da Dio per l'uomo. L'acqua che gli uomini bevono, l'aria che respirano, il cibo di cui si nutrono, le piante, gli alberi, gli oceani, tutto questo sistema ambientale era stato affidato da Dio all'uomo. È naturale, funzionante nel rispetto delle leggi di natura stabilite da Dio.
Se non ci fosse stata la scienza e l'uomo avesse potuto godere di ciò che gli era stato affidato, in accordo con il piano di Dio, gli uomini sarebbero stati felici e avrebbero potuto godere di ogni cosa nella sua forma più incontaminata. Ora, tuttavia, tutto ciò è stato distrutto e rovinato da Satana. Il fondamentale spazio vitale dell'uomo non è più del tutto incontaminato, ma nessuno è in grado di riconoscere che cosa abbia portato a questo tipo di conseguenza, né come si sia giunti a tanto. E inoltre sempre più persone comprendono e si accostano alla scienza utilizzando le idee instillate in loro da Satana, guardando alla scienza con occhi terreni. Non si tratta di qualcosa di estremamente odioso e miserevole? Con Satana che ha preso possesso dello spazio in cui il genere umano ha sede e del suo ambiente di vita, e che ha corrotto gli uomini riducendoli in tale stato, con l'umanità che continua a svilupparsi in questo modo, c'è forse bisogno della mano di Dio per estinguere dalla faccia della terra questa umanità che è stata così profondamente corrotta e che gli è divenuta così ostile? C'è bisogno della mano di Dio per distruggere l'umanità? No! Se il genere umano continua a svilupparsi in questo modo, che direzione prenderà? La rovina. E in che modo il genere umano sarà rovinato? In aggiunta all'avidità della ricerca di fama e profitto, gli uomini continuano a perseguire l'indagine scientifica e la ricerca in profondità. Quindi incessantemente soddisfano i propri bisogni materiali e le proprie bramosie. Quali saranno, quindi, le conseguenze per l'uomo? Prima di tutto, non esiste più alcun equilibrio ecologico e di conseguenza i corpi degli uomini sono stati contaminati e danneggiati da questo tipo di ambiente, con la diffusione di diverse infezioni, epidemie e foschie ovunque. Questa è una situazione sulla quale l'uomo non ha ora alcun controllo, vero? Adesso che lo capite, se gli uomini non seguono Dio, ma seguono sempre Satana in questo modo, usando la conoscenza per arricchire continuamente se stessi, usando la scienza per esplorare incessantemente il futuro della vita umana, usando questo tipo di modalità per continuare a vivere, siete in grado di riconoscere quale sarà la fine naturale del genere umano? Quale sarà il naturale risultato finale? Rovina. Sarà la rovina. Avvicinarsi alla rovina, un passo alla volta. Avvicinarsi alla rovina, un passo alla volta. Adesso sembra che la scienza sia una specie di pozione magica o di veleno ad azione lenta che Satana ha preparato per l'uomo, così che quando tentate di discernere le cose, vi ritrovate a farlo in una specie di foschia. Per quanto aguzziate la vista, non riuscite a distinguere le cose con chiarezza e per quanto duramente vi sforziate, non riuscite a distinguerle. Satana, tuttavia, usa ancora il nome della scienza per solleticare il vostro appetito e per menarvi per il naso, un piede davanti all'altro, verso l'abisso e verso la morte.